La carenza di dirigenti medici non solo nell'hospice di Polla ma anche in altre strutture come il caso dell'hospice di Sant'Arsenio alla fine crea disagi esclusivamente ai cittadini. È il caso proprio dell'hospice, struttura destinata alla degenza dei malati oncologici terminali, dove sabato non è stato possibile accettare il ricovero di un paziente deceduto poi domenica proprio perché manca il dirigente medico. Sabato mattina, su invito del consigliere regionale Donato Pica, l'onorevole Anna Petrone, vicepresidente della Commissione Sanità della Regione Campania, ha così incontrato le rappresentanze sindacali, gli operatori sanitari ed i sindaci del comprensorio per discutere della precaria situazione in cui versa la struttura ospedaliera. Durante l'incontro è stata denunciata per l'ennesima volta la carenza di personale presso la struttura, nonché le difficoltà oggettive in cui operano i pochi addetti, rendendo quindi problematica l'erogazione dei servizi assistenziali ai degenti. In tal senso è stata annunciata un'azione congiunta da parte dei sindaci presso il distretto sanitario di Sala Consilina. I sindaci hanno minacciato di ricorrere alla Procura della Repubblica se entro il 28 luglio il dirigente del distretto sanitario Roberto Giulio non nominerà un dirigente dell'hospice.